Gesù non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: Gesù il Nazareno, cosa fai in questo deserto? Sei qui per constatare la tua uguaglianza con l'uomo o la tua superiorità? L'uomo ha sete e fame come te adesso, non è vero? E forse molto più di tanti figli di questa terra. Ebbene, tu hai fame, ma tu sei anche il figlio di Dio o mi sbaglio? Ebbene, se sei veramente l'unigenito e vuoi anche la nostra devozione, comanda a queste pietre che si trasformino per te, comanda che diventino pane. Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Bravo, il figlio dell'Altissimo ha ragione, bravo. Allora, vieni sulla montagna più alta, figlio dell'Altissimo, e guarda le meraviglie della terra. Guarda i continenti, i domini, le ricchezze, le nazioni. Ebbene, noi ti daremo tutta la gloria e la potenza di questi regni, perché è stata messa nelle nostre mani e noi la regaliamo a chi vogliamo. Basterà solo un tuo insignificante gesto di gratitudine. Piega le tue ginocchia leggermente e tutto sarà tuo. Sta scritto: solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, egli solo adorerai. Ascoltaci, Gesù il Nazareno. Ora ti portiamo sul pinnacolo più alto del Tempio. Vedi, è tutto ai tuoi piedi. Poiché tu sei figlio di Dio, noi vogliamo darti ciò che meriti. Coraggio, buttati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordine per te. Perché se ti custodiscano e ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi. Così godrai in figlie della loro obbedienza, del nostro rispetto e della tua immensa gloria. Basta, Satana! Non tentare il Signore Dio tuo! Tu non hai nulla da offrire, se non vanità e follia. Solo il Padre è vera gloria. Egli solo è gioia, è vita, è resurrezione per l'eternità. Vade dentro, Satana! Per coloro che camminano nella luce e nell'eternità, tu oramai non conti più nulla. Non è forse tempo che i sepolcri imbiancati cessino di essere tra voi indisturbati? O voi credete che qualcun altro dovrà fare il vostro lavoro? Il Padre mio vi ha dato delle robuste mani e delle gambe forti. Sono forse solo per adornare il vostro corpo? È vero, lo Spirito del Signore è sopra di me. Lo Spirito del Signore è sopra ognuno di voi. Nel momento che scegliete di annunziare e proclamare ai prigionieri la liberazione, di operare per rimettere in libertà gli oppressi, di testimoniare la libertà stessa con la vostra vita. Se libererete, sarete amati. Se amerete, sarete amati. Se sarete giusti, assaporerete la vera giustizia. Ebbene, ciò che vi è stato annunciato per secoli, oggi è qui, è con voi, è in me. Chi sei?
Ma chi sei tu veramente? E da quale paese vieni? Sono anni che non sentiamo più parlare di te e in molti in Israele ormai non conoscono nemmeno il tuo nome. Io sono un israelita e come tu ben sai vengo da Betlemme. Ma da quando sono tornato nella mia terra molte cose mi hanno sconcertato. A partire dalla vostra mancanza di rispetto per ciò che davvero è sacro al cuore del Padre mio. I miei piccoli figli. E la vostra squallida ostinazione. Voi farisei, non avete rispetto per le vostre donne. E il Tempio di Salomone. La mia chiesa, la casa del Padre mio, non è forse diventata una spelonca di speculatori, ladri e criminali della peggior specie? Farisei, potevo quindi qui, nel grande Tempio, nel Tempio di Gerusalemme, non gridare a voi ipocriti, fuori dalla casa di Dio, fuori dal Tempio del Padre mio, che è luogo di verità, di amore, di gioia. Sopra ogni cosa di gratitudine e non di peccati imperdonabili. Non ho forse sempre detto che per chiunque tra voi avesse scandalizzato anche uno solo dei miei piccoli figli, sarebbe stato meglio per lui non essere mai nato. Rabbi, è inaudito! Come hai osato? Dici almeno con quale autorità fai queste cose e chi è che ti ha dato questo potere? Ipocriti, vi farò anch'io una domanda. Se è vero che la vostra autorità viene da Dio, allora è Dio che vi ha comandato di compiere tali crimini? No. Non rispondete. Basta. Io vi dico che presto su di voi scenderà la notte eterna. Questo seme morirà, è vero, e il suo frutto sarà più numeroso delle stelle del cielo e della sabbia del mare, mentre per voi è già aperta la porta dell'inferno. Ma per chiunque tra voi si affiderà, con cuore pieno di speranza e pazienza, all'amore del Padre mio, allora vedrà fruttificare i frutti che il Padre mio ha